Siamo a partire, porta gli occhi. Ah, quanto da aiutare? 20. La comunità di Spende per l'inaugurazione di questa nuova sede. Buonasera ragazzi. Allora, ringraziamo anche Totò Canapa che è l'organizzatore, l'avete letto anche delle locandine, domani sera all'appuntamento siete tutti invitati, tra poco lo dirà lo stesso Totò Canapa, questa manifesterà le amici di Salvatore Piccini che comunque per strada sta portando la torta, quindi lo attendiamo volentieri. Allora Totò, buonasera innanzitutto e grazie di averci fatto questa gradita sorpresa. No, grazie a te e grazie a voi tutti anche per la vostra presenza. Domani ci sarà per la prima volta a Lecce questi incontri internazionali tra l'Italia e la Slovacchia, sono 7 pugili di 7 categorie di peso diverse con una notevole esperienza pugilistica alle spalle, anche gli italiani non scherzano comunque. Io invito tutti, sì, da noi tra gli italiani abbiamo due neocampioni italiani, di cui abbiamo Dario Vangeli che tra l'altro ha vinto anche il mondiale il mese scorso al Madison Square Garden di New York, Luca Capuano di Brindisi, l'attuale campione italiano di Vito Massimi, poi abbiamo mio figlio Giuseppe Carafa che è il campione italiano che è un mesi quest'anno colgo l'occasione per invitarvi tutti quanti per quanto riguarda gli sportivi entrano gratuitamente anche se acquistando il biglietto si fa beneficenza quest'anno perché stiamo aiutando un ragazzino di 7 anni di Cutrofiano che soffre di una distrofia particolare. Grazie per l'accoglienza fino adesso dimostrata, salutiamo anche Salvatore Piccini che ha portato la torta, non vi preoccupate, ce l'ha. Applauso anche per Salvatore che è lui il presidente dell'Alex Fox. Allora, prima il padrone di casa, Antonio ti ringraziamo ancora, come vedete anche il microfono è roba sua, insomma come dobbiamo fare tutta roba sua. Grazie Antonio, buonasera. Grazie. Benvenuti nella nostra sede, sono contentissimo, abbastanza c'è tanto interesse, si vede. E soprattutto un grazie agli amici della Slovacchia. Hello, welcome and respect. I thank you. Che c'è da dire? La box. Sta parlando in inglese, abbiamo capito. No, questo è appena, proprio il minimo indispensabile, almeno per salutare, dice. Se parlano di loro, poi non parlano degli ospiti, sarebbe molto sgradita la cosa. Cioè, dunque, io vorrei raccontarvi una storiella, breve, dice che c'è, così finché non arriva il responsabile, così vi intrattengo. Allora, è successo... Che cognome li facciamo dire da lui o li presentite come... Ok. Auguri! Anche se dicono parolacce non capiamo, dai, vai. La vostra storia di sfoglia. Applauso sulla fiducia. Stefano, vai. Zucco Ramini. Vai. Ok, grazie ragazzi. Allora, stanno ancora ultimando il ring, quindi temporeggiamo anche istante. Presidente, buonasera, sei venuto. Prima abbiamo salutato il padrone di casa, abbiamo salutato gli ospiti, allora che dire, benvenuti nella nuova casa. Io ringrazio tutti gli invitati presenti che sono venuti qua. Anche la regione di Slovacchia con Totò Canapa che ha portato degli ospiti come nostro, ma noi speriamo che aspetti e ci troviamo bene, quanto è lungo, adesso abbiamo una ring. Volevo dire solamente una cosa, perché c'è praticamente il pugilato, no? È uno sport che tanta gente ha paura, i bambini lo rimangono, i ragazzi, non è niente vero che è violento, oppure perché ci sono le varie strutture, le professioni, tutto ci sono, e poi noi non è che li buttiamo allo sbaraglio, li mettiamo sul ring al privato, ecco, quello. C'è una cultura, però è solamente qua da noi, nel sud Salento, solamente qua, basta. Se vai a nord, no, noi parlavamo di Dio Stecca, no, di Rimini, di Corte, e il pugilato praticamente è aumentato del 30% come sport, no, a livello di praticanti. Però qua non c'è poca gente, vengono solamente gli agonistici, basta, quelli che vogliono combattere. L'altra gente
non viene, anche le donne è piena, dico, da Roma in più, no? Pieno di donne. Salvatore Degliano. Ok, allora, credo che siamo pronti per entrare nel ring. Allora Salvatore, come ci organizziamo per far vedere una dimostrazione? Facciamo un 3-7, una scopa, insomma, l'idea. Non capisco, adesso dobbiamo fare un po' di gioco, un po' di risparmio. Facciamo vedere anche, visto che ci sono tante donne, qualcosa di dimostrativo, cosa è in sostanza il pugilato. Ok, dai, potrò parlare con lei. Sì, che sono mai bravo. Evitiamo il contatto, casomai c'è una piccola ferita di cosa è stata invece di essere. Allora, ci stiamo organizzando. Nel frattempo avete visto anche che c'è uno buffet bello assortito, non so se è nei paraggi Rocco Fedele, il cuoco, lo possiamo chiamare il cuoco, così facciamo vedere quello che hanno preparato. I ragazzi intanto sono quasi pronti. Allora, ti rivolgiamo ancora qualche istante. Salvatore, vediamo dei mattoni anche un po' usurati che poi sono anche simbolo di quello che accade nelle palestre, insomma, più è vecchio un concetto più assume valore. E più assume valore perché vuol dire che viene usato spesso nella palestra, quindi vuol dire che lavorano questi ragazzi. Ma secondo me anche questo ragazzo possono dire che dà dei corpi, che lo vedevano tanti. Ci sei alza l'angelo. Quindi hai scelto questa nazionale perché? Hai scelto questa nazionale perché? Perché me l'hanno consigliata, perché tra l'altro ero deciso di scegliere tra i pugili e i pugili slovacchi. Diciamo che avevo un po' di portare una chiusa, però mi hanno parlato molto bene, questi ragazzi sono molto combattivi. Ripeto, l'ho detto prima, hanno un bel pubblico tutti qua. No, Salvatore, se voi volete fare la foto insieme ai ragazzi, approfittate adesso, che tra poco devono lasciarci ovviamente. Salvatore qua, Giuseppe Musarò. Giuseppe? Il tecnico dell'Alex Fox non abbiamo salutato, comunque lo salutiamo, un applauso. Sorridete. Antonio Ungaro. Eccolo. Lo sto viola che porta con più. Antonio, il viola porta bene, vero? Senz'altro. C'è qualcun altro che deve fare la foto? Un rocco. Madonna, abbiamo visto. Anche Basti di Mare, Pozze, c'è di tutto. Ex Bugi, ci sono delle foto che stanno lì. Lui, quanti anni avevi, Rocco? 14 anni. Rocco e il mio sguardo di rimettere le cose. Grazie. Dimostrazione di, diciamo, light box, come si toccheranno, non affonderanno i colpi per non farsi male e dimostreranno quello che hanno imparato in questi pochi mesi, diciamo, di attività. Anzi, da lavorare sono già 2 anni, anche se ancora 14 anni, però... Prego. Vai! Attacca. Leggeri, mi raccomando. Occhio a non farvi male, forse. C'è molto movimento. Sì, dicevamo, c'è molto movimento e nei ragazzi non è soltanto il colpo, si impara anche, insomma, a muoversi sulle punte, c'è tutto un lavoro, una tecnica, prima o poi di salire sul ring. No, in questo caso stanno portando dei colpi, di vetti, lanci e montanti. Non affondano chiaramente, ma abbiamo detto, giusto per non farsi male. Però l'attività fisica c'è, perché si spende tanta energia per poter, diciamo, fare questi movimenti.
Ricordiamo che questi atleti sono dei dilettanti e poi sono riconoscibili anche perché anche durante il match indossano il caschetto, la canotta, insomma i professionisti non indossano il caschetto, però al di là dei incontri il pugilato è bello perché poi si impattano tantissime cose. Eh sì, è una buona scuola di vita, impara a soffrire, impara a rispettare le regole, cosa che forse all'esterno non c'è più tanto di regole. Qui invece c'è il quinto pezzo di regole, niente colpi bassi, niente colpi alla nuca, e si rispetta tantissimo l'avversario ovviamente. Giuseppe, parlavamo prima di Salvatore De Iaco, insomma si è avvicinato davvero quasi da bambino al pugilato, quindi un bambino che si avvicina a questa disciplina, mentre per Martino, parliamo attualmente credo sia un universitario, quindi riesce a coniugare anche benissimo sport e studio. Sì, Martino è stata diciamo la rivelazione perché due match ha fatto e due match li ha vinti per intervento medico, quindi non ci aspettavamo, e lui se ce la mette tutta, anche se fa l'università, dove è tolto di operarsi e di fare bene insomma. Salvatore invece forse perde qualche giorno di scuola, ma di palestra non ne perde manco uno, perché è molto attaccato alla palestra. E lui si è avvicinato prima che io aprisse la paletta, mi bombardava di telefonate, quando aprirà questa paletta, quando la apriranno, dico aspetta, stiamo vedendo, sto cercando di aprire. E niente, non so come si, cioè, cosa gli è scattato, perché lui ha fatto altri sport, pure ha fatto riserva tennis, calcio, è vero che questo è il problema. Ha fatto tennis, calcio, ha fatto un po' di sport, solo che qua vedo che si è molto appassionato e speriamo bene per il suo futuro. Perfetto, facciamo un applauso a tutti i ragazzi. Chi è? Dov'è? Infatti poi ci sono tutti gli altri, vieni così, Romolo, vieni qua. Sappiamo che sei, quando parli tantissimo, tante parole, no? Allora, presentalo te Giuseppe che lo conosci ovviamente bellissimo. Romolo è un ex pugile, poi si è dato, diciamo, per familiare, insomma, si è andato da fare. Per il lavoro non si può tanto allenare. Lui è arrivato terzo campionato italiano dei dilettanti seconda serie e diciamo ha dovuto mollare per il lavoro, perché qua purtroppo il lavoro che fa lui prima delle 9 non finisce. Lui, vabbè, a parte che c'ha un forno, poi vende pure vende case, lavora per una famiglia immobiliare, quindi fa due lavori e ogni tanto si allenava. Poi c'è Roberto Musio, pure lui. Lui è campione centro sud, mesi massimi, anzi super massimi. Siamo dimagrito un po'. Anche lui per il lavoro non può frequentare tanto la palestra, ma speriamo il suo ritorno. Ma che c'è crisi, insomma. Nemmeno c'è crisi, però. Perché dice che sono altri, lui deve lavorare il doppio. Solo che lui è la prima volta che è venuto in palestra, forse pure te è la prima volta che sei venuto qui in questa palestra. Come mai? Ormai cosa? Sei venuto soltanto stasera? Il lavoro è famiglia, purtroppo non è più come prima. È più come prima, per te lo... Sì, prima delle 8 non finisco di lavorare, quindi non posso fare abbastanza. Quindi l'occasione Giuseppe è anche per stabilire un'altra fascia oraria, magari più in là. Vedremo di spostare l'orario magari un pochettino, sempre compatibilmente con l'orario della palestra qua, anche perché qua è impegnato parecchio. Quindi dopo di nome in un'altra disciplina che si allena, tipo boxing eccetera. Quindi abbiamo scelto questa fascia d'orario che diciamo che è un po' che c'è, no? Tra una disciplina e l'altra, allora siamo in mezzo insomma. Ok, abbiamo anche qui Valentino e butta fuori, no? Non ho sbagliato. Ah, c'è anche butta fuori, dai, non c'è male, dai. Ma intanto la scappa della mano. Non c'è male o non fai male? Faccio male, non c'è male. Vabbè, quindi quando dobbiamo andare via ci cacci te tranquillamente. Mi butto fuori, dai. Senti, te com'è che ti sei abituato e avvicinato a questo sport? Vabbè, io facevo la dai box, quindi ogni tanto, cioè, ho scoperto Giuseppe, sono andato un po' di casa, sono andato e un po' di pugilato, dai. Ogni tanto la scapatella la faccio. Va bene, non con le femmine, col pugilato. Sì, no? Vabbè, no. Allora, chiamiamo altro Giuseppe, abbiamo qualche altro ragazzo? Giuliano. C'è Giuliano, dov'è Giuliano? Eccolo qui, sì. Dove è la maglietta italiana? Prima ho visto... Ah, no, da già. Che
Allora Giuliano, lei che dici di questo gruppo, insomma tu sei più presente, l'abbiamo visto in questa famiglia. Da poco, l'ultimo diciamo. Per adesso mi piace. Cerchiamo di continuare. Aspetta, volevo aggiungere qualcosa al maestro. Giuliano è il fratello minore di un noto professionista di Stefano Del Tufo, mi esaminava un po' meno in lontano, 82 al Taranto, suo fratello. E lui la prima volta che l'ho visto troppo tanto, veniva in palestra a Tricase, aveva 2-3 anni, penso, e rideva sempre, è rimasto sempre sorridente, però quando prende corpo lui ride sempre, non gli fanno male a nessuno. Quindi è un ragazzo in campo, cioè, diciamo, si allena abbastanza bene. Chi c'è? Giuseppe, vieni qua, vieni. Giuseppe! Pure lui si è avvicinato da poco. A fare la carriera politica anche lui, poi che finisce le viste mediche dovrebbe iniziare a combattere sia lui che Giuliano, quindi cerchiamo una bella squadretta, no? Cerchiamo di comunque di ampliarlo un po', se vengono qualche altro ragazzino, qualche ragazzo, insomma vediamo in grado. Giuseppe, volevi dire qualcos'altro? Ah, ci mancate niente, vai, buonasera a tutti. Comunque mi sono avvicinato a questo sport e mi è piaciuto molto, anche perché mi dà molta soddisfazione e niente, lo consiglio a tutti. Sì, va bene, perfetto, grazie anche a Giuseppe. Allora siamo pronti, ma abbiamo sentito ancora poco, siamo pronti per spostarci di là. Siete pronti? Lo dico io. Comunque io devo anche fare un saluto a tutti i presenti con Graniti, che mi ha fatto piacere. Abbiamo un grande presentatore che è Pippo Paolo, sentiamoci, Pippo Paolo dei Cucini. Dei poveri. Dei Cucini. Bene, io vi auguro una buona serata, buon proseguimento. Senti, però non ci hai spiegato cos'è che hai preparato stasera, abbiamo visto cozze, rape, c'è un po' di tutto. È una sorpresa, comunque c'è delle varie cipolle, c'è un'anatra fatta con, non l'essa bollita diciamo, fatta a vapore, che li cucinano internamente, non escono fuori diciamo, no? Anche perché fa freddo poi. Fa freddo poi. Poi fatte le varie cipolle, non ho messo quelle del via campo, perché ho paura perché adesso le... Allora ho preso cipolle naturali, perché non le mangio, io non le mangio neanche gli altri. Poi ci tante sorprese belle da aspettare, da gustare. Bene, buon proseguimento. Allora, visto che stiamo attendendo, un applauso anche... Il nome della palestra, Alex Box, è dedicato a mio nipote scomparso prematuramente un po' di anni fa. Era molto appassionato di questo sport, lui ci teneva tanto. Ci ho tenuto pure io a dargli il nome, insomma, alla palestra, che era Alessandro Alex. Grazie Alex. Allora, Salvatore dov'è? Pronto Salvatore? Totò forse dovete quasi andare via, sì, stanno temporeggiando. Allora, domani sera, sì, domani sera l'abbiamo già detto, tu sei arrivato dopo, no? Abbiamo detto tutto prima, c'è l'appuntamento ad Ugento. Allora, ovviamente abbiamo Totò Carafa qui insieme a tutti gli altri, vorremmo anche un po' assaggiare. Dove è Totò Piccini, dove è andato? Sta preparando i fuochi. Allora, vediamo, facciamoci un attimino. Salvatore, noi andiamo a mangiare? Chi dà già consente, quindi noi... Attenzione, bravo, applauso, bravo. Perfetto.